però abbassano di molto la qualità. Però questi prodotti costano molto poco, dovrebbero essere aggiunti anche i costi di distribuzione, i costi di trasporto, i costi sociali della disoccupazione, i costi anche i costi di abbandono della terra, perché se non coltivo la terra l'abbandono, quindi la terra è esposta a smottamenti e a rischio idrogeologico. Quindi noi vogliamo puntare i nostri prodotti, a prodotti quindi come possono essere l'olio, come può essere la pasta, come può essere il pomodoro. Siamo ricchissimi di risorse nel nostro paese, quindi noi vogliamo puntare alle nostre risorse, non vogliamo penalizzare i prodotti di altri paesi, ma vogliamo valorizzare i nostri, perché sappiamo che c'è tanta qualità in Italia, quindi vogliamo valorizzare quella. Successivamente volevo proporre anche una politica comune con i paesi dell'area mediterranea, come vi dicevo, quindi paesi accomunati da una stessa storia, da una stessa cultura. Pensate alla Grecia, pensate all'Italia, la Grecia è la patria della cultura in Europa, paese che oggi è distrutto, paese che è stato distrutto dalle politiche austere volute soprattutto dalla Germania in Europa. Quindi noi crediamo, vogliamo delle politiche comuni con questi paesi, già esistono in Europa politiche cooperazione rafforzata, si chiama a livello europeo, quindi insistono questi paesi su determinati obiettivi, come può essere il turismo, come può essere la pesca, come può essere anche l'agroalimentare, perché anche questi paesi come i nostri sono ricchi di queste risorse, quindi insieme darci una mano per poter ripartire meglio. Ultimo punto, questo lo lascio per ultimo perché è il più complesso, il più discusso, e poi si colloca all'ultimo posto, perché solo se non saranno accettate le nostre condizioni, perché noi le nostre condizioni sono questi sei punti che vi ho illustrato, noi chiederemo il referendum per la permanenza o meno nell'euro. Ora, il referendum si può fare, molti dicono non si può fare, il referendum si può fare perché è già stato fatto nell'89 il referendum di indirizzo, quindi noi vorremmo riproporre questo referendum, però prima di fare il referendum c'è bisogno di una capillare e approfondita informazione. I cittadini devono essere informati sui pro e contro nel rimanere o meno all'interno dell'area euro. Questo è già stato fatto a livello parlamentare, ci sono stati degli incontri a livello parlamentare dove sono stati invitati dei costituzionalisti, degli economisti, e dove sono state discusse ed esposte le varie tesi pro e contro euro. Questo è stato totalmente ignorato dai media italiani. Cioè, informazioni di fondamentale importanza come la permanenza nell'euro sono state totalmente ignorate. Quindi noi vorremmo subito, appena ci insiederemo lì, dopo qualche settimana, vorremmo innanzitutto far partire le firme. Innanzitutto iniziamo a partire le firme e da lì incominciare con la campagna di informazione. Ora, questi sono i nostri sette punti. Io sfido chiunque ad avere un programma migliore, ad avere un programma, perché gli altri partiti fino a questa competizione non sono stati, si sono semplicemente spartiti le poltrone a livello europeo. Quindi noi abbiamo alzato qualitativamente il confronto, che prima non c'era. Quindi anche gli altri partiti stanno cercando di mettersi a passo, ma con molta difficoltà, la vedo dura per loro. Quindi noi con questo nostro programma vogliamo appunto cambiare una sostanza e una forma l'Unione Europea. Quindi il 25 maggio si aprirà una grandissima opportunità, non solo a livello europeo come vi ho raccontato, ma anche a livello comunale, per il comune di Lucera, per dare una svolta a questa amministrazione. Perché anche io a Campobasso arrivo da amministrazioni assenti, amministrazioni fallimentari, poco competenti, quindi noi vogliamo portare competenza delle amministrazioni, sia europee che comunali, competenza ed onestà e partecipazione, perché quando i cittadini toccheranno con mano cosa vuol dire amministrare una città, non avranno bisogno più di promesse, di posti di lavoro oppure di ascoltare le TV e delle regionali, se ne accorgeranno da soli. Quando si accorgeranno cosa vuol dire anche amministrare insieme la città. Ad esempio, noi nel nostro programma comunale abbiamo in un punto del nostro programma comunale c'è il bilancio partecipato, quindi vorremmo destinare una parte del bilancio del comune ai cittadini, quindi i cittadini dovranno scegliere come spendere quei soldi. Quindi il 25 maggio è una data molto importante, quindi noi porteremo
in Europa, non solo in Europa ma anche in comune, persone oneste e competenti, ma che siano dei veri rappresentanti della volontà popolare e degli interessi del nostro paese. Beh, io ho concluso così, grazie. È giusto sul lancio che abbiamo avuto, vabbè, Pier Nicola Pellicini, nel frattempo se lo accogliamo con un applauso. Volevo salutare Giuseppe D'Ambrosio, grazie. E niente, volevo cogliere soltanto l'occasione per, diciamo, mi ha fatto da spalla. E io praticamente volevo semplicemente dire che sul discorso della, due parole sul discorso della qualità della vita. E oggi come oggi, diciamo, nel nostro paese si è andata perdendo, perché si sono persi di vista i valori fondamentali poi della vita stessa, comunque quelli che vanno ad essere i valori su cui si fonda una buona società, che sono quelli del, sicuramente del lavoro, ma sicuramente anche dell'eccellenza nel discorso della gestione della terra e di tutto quello che ne deriva. Se partiamo dal presupposto che Lucera è una città che vuole essere una città di tipo turistico, cioè che l'ambizione turistica di Lucera è qualcosa che è sempre stato sotteso ma mai sfruttato a livello economico, bisogna anche dire che è importante per Lucera mettere insieme quella che è un'offerta qualitativa. Nel momento in cui noi su questo territorio ci ritroviamo con discariche, gente che vuole inquinare tirando fuori inceneritori, gente che non si associa per portare avanti un discorso di qualità nell'ambito agricolo, e chi invece pretende ancora di vedere l'economia come quella del secolo scorso, cioè come quella della Fiat o di altre cose di questo genere, è normale che la svolta non ci sarà mai. A questo punto mi rifarei a questo per passare la parola, perché volevo semplicemente anche dire un'altra cosa, che noi su Lucera, giusto per dire, abbiamo un illustre parlamentare europeo che è per l'appunto Barbara Matera, che però per converso non ha tutte queste assenze, anzi dovrebbe averne veramente pochissime, è stata sempre presente, però di iniziative noi purtroppo sul territorio ne abbiamo potuto vedere ben poche. Nicolai. Grazie per il lancio, grazie per siamo in pochi, ma va bene, cioè mi fa piacere intanto essere qui e grazie per il lancio che mi hai fatto, perché mi introduce bene a quello che voglio discutere io stasera. Io ce lo siamo neanche preparati. No, quindi devo dire la verità. Allora, di solito più che parlare di Europa partendo dal nostro programma e partendo dalla visione dell'Europa che tipicamente noi abbiamo, io cerco di fare una cosa al contrario, cerco di partire da quella che è l'esperienza che noi viviamo ogni giorno, che viviamo intorno a noi, che vediamo intorno a noi, che sperimentiamo le nostre cose, per capire qual è l'Europa che intravediamo dal nostro punto di vista e quindi quali cose possono essere cambiate da questo nostro punto di vista. Allora io vi dico che sono un fisico medico, sono laureato in fisica, ho una specializzazione in fisica medica e quindi vedo l'Europa come lo vedete voi, ma da un punto di vista un po' particolare, quello della sanità, quello delle lotte che facciamo sull'ambiente, per tornare a quello che è stato precedentemente detto, e soprattutto però quello della sanità. La sanità è un punto di vista molto importante, è una particolare prospettiva, anche dell'Europa, del mondo in generale, ma anche dell'Europa, che ti permette di capire cosa c'è da cambiare soprattutto. Perché? Perché in sanità si vede moltissimo la clientela, si vede moltissimo i poteri forti, si vedono i poteri forti come quello delle case farmaceutiche, no? Però soprattutto la clientela. Sapete benissimo che in sanità vengono nominati sempre di più i primari, i direttori generali, i direttori amministrativi, ormai i dirigenti di primo livello, anche gli infermieri, si arriva fino all'ultimo solo per volontà politica. Non per merito, sempre di meno per merito, sempre di più per volontà politica. E questo significa che scade sempre di più la qualità della nostra sanità. Questo significa che le persone in gamba vengono sempre messe più all'alto, vengono sempre messe più da parte, sono quelli che dicono signor no, e loro vogliono quelli che dicono signor sì. Però appunto i poteri forti come le case farmaceutiche,
Perché dico questo? Perché le case farmaceutiche sono uno di quei poteri forti che comandano in Europa. Ecco perché il nostro punto di vista. Avete sentito dello scandalo di Avas e Lucentis, di questi giorni? Per mano del Movimento 5 Stelle che è venuto fuori una cosa del genere, ma io vi assicuro che c'è molto, questa è soltanto la punta dell'iceberg. La insanità, le case farmaceutiche fanno il bello e il cattivo tempo. La Roche e la Novartis hanno deciso di fare cartello e hanno deciso di farci pagare un farmaco praticamente equivalente, quello dell'Avastin e Lucentis, praticamente equivalente dal punto di vista dei risultati sui pazienti, anziché 90 euro, 1000 euro. Totale 600 milioni di euro di danno al sistema sanitario nazionale. È così che si forma il debito, è così che si forma la nostra posizione verso l'Europa, la nostra difficoltà a rimanere in Europa. È in questo modo qui. Scusate, però mentre si parla, sentire questo vociferare dà veramente molto fastidio, se possibile. Grazie. Allora, il punto è questo, che si sente, che si vede la nostra posizione da quel punto di vista lì. Le case farmaceutiche si fanno sentire davvero molto forte e il debito si fa anche per quello, per lo sforzo che loro fanno a trovare il loro business, a fare i loro interessi. Non lo vediamo soltanto col farmaco come Avastin Lucentis, lo vediamo in tantissimi modi diversi. Per esempio loro si inventano le pandemie molto spesso sono delle malattie che non esistono e si inventano il farmaco placebo che poi diventano al sistema sanitario nazionale, che cioè paghiamo noi con le nostre tasse. È così che si forma il debito. Quando noi parliamo di del debito 2100 miliardi, di cui poi ci parlava prima Pasquale, no? Le condizioni che dobbiamo soddisfare per ritornare dal debito, intanto fermiamo il debito che si forma, formiamo questi poteri forti che ci mettono in questa condizione. Eppure sembra impossibile, perché sono loro che decidono per noi, sono loro che decidono il nostro futuro. E non sono soltanto le case farmaceutiche, attenzione, sono davvero grossi gruppi di poteri, le grandi multinazionali, che hanno un potere fortissimo sul territorio, che hanno interesse a inquinare il nostro territorio, come diceva il nostro amico prima. Perché inquinare, ad esempio, per estrarre energia, come noi sperimentiamo tutti i giorni in Basilicata, per il petrolio, per esempio. Perché l'Europa dice sulla carta, noi dobbiamo puntare, progetto 2020, a green economy, ma sulla carta dice una cosa e nella realtà ne fa un'altra. Il 90% delle fonti energetiche su cui è basata ancora l'economia del petrolio è fonti fossili e fissili. Stiamo parlando di carbone, di petrolio e un po' di radioattività. Stiamo ancora puntando su questo, non c'è un discorso di innovazione come noi del Movimento 5 Stelle vogliamo davvero fare. Non c'è questo discorso. Noi vogliamo puntare sulle fonti rinnovabili, sostenibili, non ci basta rinnovabili, non vogliamo coprire i nostri territori di eolico, che l'eolico ci sta bene, ma non completamente il territorio di eolico. Noi vogliamo puntare su fonti rinnovabili e sostenibili, devono essere sostenibili dal territorio, è questo il discorso che noi vogliamo fare, ed è possibile farlo. Noi non vogliamo energie concentrate, noi vogliamo le centrali, perché le centrali fanno determinano il potere centralizzato. Loro vogliono gestire l'energia in centrali perché così gestiscono il potere. Invece noi vogliamo un'energia diffusa. Le nostre singole case devono produrre energia. È possibile farlo. I tetti possono essere fotovoltaici. Si può prendere per ogni casa il geotermico. Si può fare. Si può mettere il microeolico. Sono tutte cose possibili, anche compatibilmente con i vincoli paesaggistici che noi abbiamo nei nostri bei paesi. E se non è ancora possibile farlo, allora facciamo lavorare la ricerca su quello. Facciamo lavorare tutto quello che ancora non è stato fatto, lo diamo ai ragazzi che hanno studiato e che stanno studiando per quello. È possibile farlo, distribuire l'energia. E invece perché vogliono mantenere la situazione attuale? Perché nella situazione attuale ci guadagnano loro, ci guadagnano soprattutto inquinando. Se tu inquini ci guadagni, sembra strano, ma se tu inquini ci guadagni, perché per non inquinare devi spendere molto di più. Dal loro punto di vista inquinare è conveniente, ricavano energia dal territorio inquinando e poi prendono anche le commesse per fare le bonifiche. Sono gli stessi, sono quelli che inquinano, sono quelli che fanno le bonifiche, ci guadagnano due volte perché sono commissionati con i politici che gli danno le commesse, punto. Sono loro che comandano in Europa.
Le case farmaceutiche ci guadagnano perché più siamo malati, più l'ambiente è inquinato, noi più siamo malati, più abbiamo la crescita dei tumori che vediamo in Puglia, in Basilicata, in Campania. Io sono, ci lavoro su queste cose qua, le vedo tutti i giorni, nascondono anche i dati. I registri tumori, andate a vedere i registri tumori, c'è una mappa che è possibile vedere anche su internet. Non sono certificati i registri tumori, loro vi danno una finestra di 3 anni, di 4 anni, 5 anni, non riesce a capire se sta aumentando oppure no. Il trend non si riesce a vedere in un punto di 3 anni, 4 anni, ma se tu sai vedere queste cose, se vai a vedere ad esempio l'Istituto Superiore di Sanità, puoi vedere che dal 1970 a oggi tutti i tumori collegati con fattori ambientali stanno crescendo in maniera incontrovertibile al sud, da noi, dove c'è esattamente questa politica di consumo del territorio inquinante, perché ci guadagnano quelle compagnie minerarie, ci guadagnano i grandi multinazionali che fanno energia come l'Enel, l'Eni, e voi pensate che è italiano, non è italiano, l'Eni è il 30% italiano, il resto stanno qui a succhiare il nostro territorio, gli americani, i giapponesi, i francesi, ci guadagnano le case farmaceutiche e ci guadagnano anche le grandi aziende della grande distribuzione. Perché loro non vogliono che i vostri prodotti possano essere venduti, perché più voi producete le vostre tradizioni, avete un contatto con il territorio, fate la vostra mela, il vostro peperone, tutto quello che vi caratterizza, con la vostra vocazione territoriale deve scomparire, perché altrimenti loro non possono vendere quello che producono loro chissà dove nel mondo. Lo vogliono fare in questo senso, quindi sono insieme, sono piccole lobby che si mettono insieme e trovano tutti quanti convenienza nel gestire il nostro territorio in questo modo. E più siamo poveri, perché questo genera povertà, più dobbiamo accettare queste condizioni. Più siamo poveri, più siamo deboli, più siamo ricattabili, più dobbiamo accettare le loro condizioni. Questo è lo schema che ci propone questa Europa. Allora noi che cosa facciamo? Noi diciamo soltanto sì, diciamo soltanto no a queste cose o diciamo anche qualche sì? Prima Pasquale lo diceva, ci sono dei progetti specifici, dei punti specifici nel nostro programma, li vogliamo perseguire fino in fondo. Abbiamo un'idea precisa, non a 2 anni, non a 3 anni, il Movimento 5 Stelle ha un'idea a lungo termine, sappiamo cosa fare e lo possiamo fare, quello che diciamo, che adesso vi dirò, lo possiamo fare. Perché avete sentito certamente dire, ma noi l'abbiamo dimostrato anche con i ragazzi che sono già lì in Parlamento, che abbiamo le mani libere, e quella è la differenza con gli altri. Qualcuno di noi, anzi tutti, hanno la faccia pulita, ce lo dicono tutti, questo ci fa piacere, ma soprattutto abbiamo le mani libere. Quello che diciamo lo possiamo fare. E che cosa vogliamo fare? Vogliamo, ad esempio, sovvertire il paradigma energetico. Vogliamo cambiare il paradigma energetico, vogliamo puntare su quell'energia che vi ho detto, vogliamo sovvertire anche il paradigma su cui è impostata la sanità. Noi non vogliamo puntare sulla malattia. Oggi più sei malato, più fai prestazioni, più guadagni. Il medico che fa più prestazioni ci guadagna, più fa prestazioni ci guadagna, più ci guadagna la casa farmaceutica. Noi vogliamo fare un'altra cosa, noi vogliamo puntare sulla salute. Se noi puntiamo sulla salute e premiamo il medico che riesce a curare senza fare le prestazioni, meno prestazioni fa, più mi cura, a parità diciamo di prestazioni, di cura del paziente, con meno prestazioni io gli do un premio. Allora tu inverti le cose, non è più conveniente per la casa farmaceutica vendere il suo farmaco. Tu inverti questa cosa qui, allora diventa anche sconveniente inquinare. Perché tu premi se non inquini, cioè se non hai malattie. Questo è possibile farlo, non è un'invenzione di Piernicola Pedicini o di qualcun altro dei candidati, sono cose che esistono e che sono già sperimentate in giro per il mondo e generano un indirizzamento diverso rispetto al passato, positivo, non negativo. Ma devi togliere il potere in mano a queste persone che ci stanno rovinando. E questa è la differenza. Noi andiamo a fare questo, lo possiamo fare perché, ve l'ho detto, abbiamo le mani pulite. E soprattutto siamo coraggiosi. Ora noi abbiamo fatto una campagna elettorale alle elezioni, io vengo dalla Basilicata, abbiamo fatto una campagna elettorale alle elezioni regionali di novembre da noi. Lì c'è un po' il concentrato della situazione che vi ho appena esposto, perché è vero, si dice la Campania che c'ha la terra dei fuochi, davvero una situazione drammatica. C'è la Puglia qui, che c'è la terra dell'Ilva, un po' poco più vicino, non so quanto è vicino, ma il discorso dell'Enichem è, no? Sì, praticamente qui.
ma ne possiamo elencare dappertutto. Nel sud Italia ci sono. Qua prende anche Fenice. Qua prende anche Fenice, adesso vi spiego anche quello. Ma dappertutto ci sono discariche, dappertutto ci sono. Adesso in Calabria stanno facendo la discarica numero uno al mondo, la più grande del mondo in Calabria, ma dappertutto anche qui, dappertutto ci sono inceneritori, dappertutto ci sono cementifici nelle città. Questo è quello che stanno decidendo per noi, questo è quello che hanno fatto, fa parte di questo progetto che ci riguarda direttamente. È l'Europa che loro ci hanno imposto, eppure l'Europa che è scritta sulle carte, che è scritto nella carta, ad esempio, dei diritti fondamentali del cittadino dell'Unione Europea, che è diventato col Trattato di Lisbona giuridicamente vincolante, dice che noi non possiamo condurre azioni, ad esempio quando si parla dell'articolo 37, la tutela dell'ambiente, non possiamo condurre, la politica deve essere fatta in ottemperanza al principio di sviluppo sostenibile. La tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità deve essere fatto in ottemperanza al principio di sviluppo sostenibile. Ed è una cosa giuridicamente vincolante. Questo significa che loro non possono fare quello che stanno facendo, non lo possono fare. Quindi una cosa che noi andremo a fare è semplicemente far rispettare la legge. Andiamo lì e facciamo rispettare la legge. Lo ripeto, abbiamo le mani pulite per farlo, abbiamo la forza per farlo, siamo liberi di farlo. Che cosa aggiungere? Che noi soffriamo davvero queste cose, le vediamo tutti i giorni e le viviamo sulla nostra pelle, sui nostri figli. I miei figli, io lo dico sempre, vivono a 20 km dal secondo inceneritore più grande d'Europa. Per 13 anni ci hanno nascosto i dati sulle emissioni di metalli pesanti in acqua e in aria, abbiamo respirato, mangiato e bevuto metalli pesanti. Benissimo, il direttore generale dell'ARPA di Basilicata, l'ARPAB, dopo 13 anni è stato incriminato, ma dopo di un anno sta in giro che si fa i cazzi suoi. Questo è quello che succede, sono tutti commissionati. Allora bisogna proprio andare lì e scassare questo sistema. Questo andiamo a fare noi in Europa. Venite. Allora, io volevo soltanto aggiungere a questo discorso che noi abbiamo a Lucera, almeno per il panorama lucerino, abbiamo un candidato sindaco che ha tutte le intenzioni di costruire un inceneritore. No, noi abbiamo il nostro candidato sindaco che Graziano Cecere, finora un applauso anche lui, non lo merita per l'amor di Dio, però dicevo, su Lucera c'è un candidato sindaco che sta promettendo posti di lavoro proprio sulla base della nascita di un inceneritore, per cui una centrale a biogas. No, vabbè, a quanto pare insomma, è stato abbastanza contestato, poverino, insomma, non è che, però voglio dire, c'è anche qualcuno che si sta buttando nel mondo, cioè nel business, insomma, sta entrando nel business a piè pari. Lo faremo. Quindi niente, noi proprio ovviamente siamo in totale disaccordo con questo orientamento che viene paventato dietro il facile, come si può dire, il facile raggiungimento di una meta che è il lavoro, però purtroppo non si tiene conto di alcune cose che probabilmente, non so, datemi anche torto qui sul posto, però se per il 2020 più o meno, anche se la cosa non si deve fare, cioè secondo Rifiuti Zero più o meno nel 2020 dovremmo togliere di mezzo queste cose, la firma di un contratto per un comune per questo genere di impianti vincola per 15 anni, il che significa che per questo stabilimento sarà in vita per 5. Dopodiché tutti i posti di lavoro andranno persi perché più o meno dovrebbe incominciare o a cambiare la sua natura o ad essere smantellato, anche se il comune resta vincolato per altri 10 anni. Questo significa impoverimento per tutti, perché significa cassa integrazione guadagni per chi c'era, e il vincolo ulteriore di un comune già affossato di debiti, quale è quello di Lucera, per mantenere quel che resta dell'impianto. Quindi noi ci siamo schierati nella direzione contraria ovviamente a questa situazione, e a questo punto non lo so se vuol dire qualcosa, facciamo parlare Giuseppe. A questo punto, no vabbè, ma tanto lui non ha molto da dire, Giuseppe. Avrei parlato comunque io. Giuseppe, la prossima. Vorrei fargli un basta, Lucia, ti devi arrabbiare? No, non arrabbia, dico come vuoi, anche perché poi abbiamo parlato anche del ci ho detto del cementificio, c'è quello a Barletta che è bellissimo, no?
dobbiamo cominciare ad arrabbiarci sulla roba dei cementifici, la Puglia, con Vendola ce ne abbiamo tanti da fare. Io innanzitutto mi scuso per il ritardo, mi ha trattenuto San Severo, un'altra piazza molto interessante. Infatti, sì. Di San Severo, quella persona che vuole venire a fare il sindaco qui a Ducino. Vabbè, ma è come al solito, noi votiamo sempre le persone che vanno da fuori, sempre, lo facciamo questa cosa sempre. Io voglio essere abbastanza breve, però un po' forte, perché ho fatto un discorso abbastanza articolato a San Severo. Adesso cercherò di partire da lì per farvi capire quello che voglio dire, perché forse qui va ancora meglio. La provincia di Foggia è una delle province più sofferenti della Puglia, è una di quelle messe peggio a livello infrastrutturale, a livello sanitario, a livello ambientale, a livello culturale. È forse il problema peggiore. La provincia di Foggia è, Vincenzo e loro lo sanno benissimo, una delle province che probabilmente ci spinge molte volte a fare più atti parlamentari, di interrogazione parlamentare o altro, sui quali ci stiamo spendendo, e ci stiamo spendendo anche per Lucera. Però io poi, quando vedo gli eventi organizzati dal Movimento 5 Stelle, le azioni svolte dal Movimento 5 Stelle sul campo, che riscuotono questo risultato, queste persone che adesso vediamo, io dico, logicamente, oltre che, scusate il termine, di incazzarmi come una bestia, perché questa è anche la mia terra, dico anche che forse le schifezze che tanto paventiamo, se schifezze, ce le meritiamo perché non comprendiamo ancora quanto stiamo messi male, quanto sia indegna la situazione, quanto 500 candidati, una città di 20.000 abitanti, 25.000 abitanti, caricare l'impossibile pur di vincere, pur di continuare a delinquere, pur di continuare a fare le schifezze, pur di continuare ad ammazzare i cittadini in questo territorio dove ci sono discariche abusive, luoghi da bonificare. Diceva lui prima, giustamente, cementificare, distruggere, mangiare territori, togliere l'agricoltura. Però per noi è normale. È normale. E allora io oggi voglio lanciarvi invece un messaggio. Siate voi portatori fuori di questo messaggio. Noi utilizziamo come slogan per le europee, per le quali loro vi hanno spiegato benissimo i motivi per i quali una persona un minimo informata voterebbe naturalmente il Movimento 5 Stelle. Io invece vi lancio un messaggio per le comunali, per queste persone che ci stanno mettendo la faccia. Siate voi i portatori fuori di quel messaggio di o noi o loro. Perché il problema dal giorno dopo non saranno i politici là sopra, saranno i vostri concittadini. Fate il fiato sul collo ai vostri concittadini, perché quando voi l'alternativa gliel'avrete creata e non vi avranno premiato, perché mi dicono i sondaggi dati molto bassi, speriamo che ancora una volta i sondaggi si sbagliano, ma se mai questo dovesse accadere nella provincia di Foggia, perché ve lo ripeto, la provincia di Foggia ha tanti problemi e ancora manifesta questi problemi, siate voi il principale problema dei vostri concittadini, perché quando si lamenteranno direte: hai venduto il tuo voto per una ricarica telefonica, per una promessa, per una cena, per le stronzate varie che piacciono in questa campagna elettorale, per votare il parente, l'amico, i quali non affideresti nemmeno le chiavi della macchina tua. E allora adesso tienitelo, adesso te lo meriti. Noi continueremo a lavorare per il bene comune. Ma quella persona che è lì, la responsabilità è soltanto la tua. Guardati allo specchio, perché il responsabile è là. Siate portatori di questo messaggio. Mettetevi di fronte a questa verità. Non è più accettabile il compromesso. I politici sono soltanto la manifestazione di quello che siamo noi. Qualsiasi legge elettorale, a meno che non ci tolgano la possibilità di mettere una croce, determina quello che noi siamo.
Una persona mi chiedeva a San Severo: si parla ancora di Berlusconi, 8 milioni di persone lo vanno a votare, chiaramente ci teniamo ancora a questo zombie che grazie al Movimento 5 Stelle per lo meno è andato fuori dalle istituzioni. Allora, se tanti cittadini ancora non c'era, vogliono essere complici di questo sistema, complici dei finti grillini, di coloro che parlano e so che poi invece appoggiano le porcate che si fanno in questa città. Che vadano pure, che vadano pure. Però voi siate il loro guardiano. Prendetevi questa responsabilità. Votare il Movimento 5 Stelle non è una questione elettorale, è una questione di responsabilità. Chi ha aperto gli occhi deve avere il doppio della responsabilità anche nei confronti di chi non lo fa ancora. Però ripeto, questa è una provincia che non può rimanere ancora così. Per quanto tempo ancora pensa di andare avanti così? Lavoro non ce n'è più, infrastrutture zero, completamente abbandonate la malavita nella commissione con la politica. Poi vi lamentate che siete la periferia di Bari. È logico. Se votate delinquenti, diteglielo questo ai cittadini. Perché il problema poi non sta a Bari, è qua, è a casa vostra, è a fianco a casa mia. Il Movimento 5 Stelle è questo il vero cambio culturale che darà. Il Movimento 5 Stelle, nel momento in cui dovesse vincere le elezioni, sarà il peggior incubo dei cittadini, perché gli darà la responsabilità di decidere le cose. E i cittadini se la dovranno prendere, nel bene e nel male. Fa molto più comodo delegare, fa molto più comodo lasciar fare. No, è finito quel tempo. E siccome noi comunque lo devasteremo questo sistema, ancora riescono a difendersi sui singoli territori perché comprano i voti, perché fanno le stipette, perché promettono, perché fanno i carrozzoni da 500 candidati, ancora riescono a difendersi, ma non so fino a quando, perché i soldi scarseggiano. E quando scarseggeranno, le pance saranno vuote, allora ci sarà la resa dei conti. Allora il cameriere porterà il conto e lì vedremo chi ha credibilità, chi è onesto e chi è delinquente, o perlomeno colluso col sistema. Perché il 25 maggio è questo. Il 25 maggio vediamo, ve l'abbiamo mostrato per un anno in tutti i modi, che ci sono persone oneste. E in questo momento purtroppo sono soltanto da una parte, e poi dall'altra parte ci sono disonesti e collusi col sistema. Che anche se sono onesti, nel momento in cui non prendono distanza da quel sistema, fanno parte di quel sistema. Io vi lascio dicendovi soltanto questo. Il Movimento 5 Stelle, la rivoluzione la vuole portare in questo modo. Quando c'è stata la protesta dei forconi, la Puglia è stata una delle regioni più colpite. E la mia Andrea era una delle regioni più colpite. Noi abbiamo portato all'interno della mia città sempre un vessillo che è quello dell'onestà, prima di tutto. Noi abbiamo portato la raccolta differenziata porta a porta obbligatoria al 72% e nonostante questo le tasse aumentano perché c'è un bando da locali. Si scopre questo, l'assessore viene arrestato durante la protesta dei forconi, porca miseria. Ci sono migliaia di cittadini sotto il comune che vogliono assaltare il comune. Voi direte giustamente. Quando mi hanno chiamato perché da Roma scendessi giù per tranquillizzare i cittadini, hanno detto solo tu forse, puoi tentare di tranquillizzarli. Io ho detto è meglio che non vengo, perché non mi tranquillizzo. Perché io se vengo lì, e questo è il Movimento 5 Stelle, non mi incazzo con l'assessore. No, mi incazzo con chi era là sotto, perché se il mio sindaco prende il 62%, lì in mezzo l'avranno votato e sapevano chi era quell'assessore, come voi sapete i candidati qui, con chi si accompagnano, come stanno comprando i loro voti o comunque con i favori, le promesse o le amicizie o i colleghi o i parenti, quello che siano. E non potete restare inermi a questo. Quello è il Movimento 5 Stelle,
mi faceva molto comodo andare in quella piazza e prendermi quei voti, perché sono voti, perché loro ragionano con i voti. No, non pensate a questo. Io addirittura sono arrivato ad un punto, dico che ormai anche con i propri parenti bisogna metterci la faccia, perché se io ci sto mettendo la faccia con questo e tu, mio fratello, mio zio, quello che sia, non ti fidi nemmeno di me, io non mi fido più di te. Io non mi fido più di te, perché tu non ti fidi di me semplicemente perché io non ho nulla da darti. Questa è la differenza. Allora, portate questa novità. Portate questa novità, diceva. Perché invece vi assicuro, e basterebbe poco, che solo la possibilità di entrare in quel comune da parte di questi ragazzi, questo comune salterebbe in aria. Perché lui prende il giorno dopo tutte le carte del comune e le porta alla Procura della Repubblica. E vediamo cosa succede qua dentro. Scommettiamo che andate di nuovo alle elezioni. Perché qualcosa succede. Per le carte già che ho visto. Questo è quello che terrorizza loro. E che faranno in ogni modo per tentare di non far entrare questo all'interno del Consiglio Comunale. Ma battetevi come i leoni invece, perché questo accade. Perché se accade questo, allora è un'onda. Avrete creato un buco in una diga. La diga crollerà. 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 Non c'è niente da fare. E paradossalmente, si dice la bella pianta nasce proprio dallo sterco. Questa zona, che è la zona più sofferente, può dare il più grande segnale di ribellione e il segnale del Movimento 5 Stelle. Questa zona. Perché la zona è anche più sofferente. Perché la zona che ha tantissime potenzialità. Io ogni volta che vengo da qua bestemmio perché le vostre infrastrutture, le strade fanno schifo. Sembrate un'altra zona rispetto alla Puglia. Ho bestemmiato anche per andare a Campobasso. Da qua a Campobasso è un'altra cosa inguardabile. Vabbè, sempre di qua basso. Esatto. Quindi quella è la realtà. Allora io vi chiedo, ma vi sta ancora bene questa realtà? Cos'altro avete da perdere? Cos'altro avete da perdere? Avete dei fattori tumorali che nessuno ha in dubbio, forse voi è tanto. Volete stare tranquilli in questa situazione? Va benissimo, però fate pesare questa responsabilità alle persone che avete di fronte. Fategliela pesare, perché se possiamo recuperare ancora quelle persone, se possiamo fargli capire, se possiamo fargli aprire la mente, avremo già vinto. Poi magari andremo a votare lo stesso quel che gli pare. Però lì gli avremo aperto la mente, andranno a chiedere conto a quelle persone e non si renderanno conto in questo momento. Però può accadere quello che è successo a Pomezia. A Pomezia noi non abbiamo vinto le elezioni la prima volta, abbiamo messo un consigliere comunale. Però abbiamo cominciato pian piano ad aprire la mente delle persone. Le elezioni dopo abbiamo vinto le elezioni a Pomezia. Perché se tu mostri alle persone dov'è il malaffare e mostri l'onestà e la trasparenza, la gente è sicuramente migliore di chi amministra. Il problema è che questi amministratori ci tengono ricattabili, perché qui c'è tanta disoccupazione e quindi una minima promessa ti compra un voto, 30 euro, 50 euro, una promessa di un posto di lavoro per un mese, due mesi, una partecipata, una municipalizzata. Questa è la realtà. Quindi vi prego davvero, scardiniamo questo sistema, impegniamoci tutti quanti, perché ce la possiamo fare. E io sono convinto, abbiamo quattro liste in provincia di Foggia, che ce la possiamo fare. Sarebbe bellissimo se tutte e quattro liste fanno un buon risultato. Ce la possiamo fare. Per la prima volta nelle scorse elezioni abbiamo messo tre consiglieri comunali in Puglia. E stanno lavorando bene, uno addirittura gli hanno dovuto sparare. A Lizzano. Quindi vi prego, date questa possibilità, voi impegnandovi con i cittadini, cioè non aspettate che siamo noi, esatto, a cercare, no, siate voi, il nostro impegno ad andare nelle piazze è proprio quello, perché se convinciamo una sola persona a convincere a parlare con altre, abbiamo già vinto, perché quella persona diventerà un altro anello della rete, è lento ma inesorabile, si diffonde, il cancro positivo, per loro negativo. Perché dice bene Berlusconi, lui ha paura di noi e deve avere paura. Deve avere paura,
Vi date la paura a tutto il sistema. Devono avere il terrore. Devono avere il terrore che questo qui entra e porta le carte alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, e vanno in galera. Oh padre! Devono avere il terrore. Fateglielo avere questo terrore. Possibile mai che loro non ci fanno dormire una notte e noi non possiamo far dormire una volta loro? Non li possiamo un pochettino far cagare sotto. Facciamoli cagare sotto letteralmente. Perché poi quando sono nella paura, fanno delle carte da sue. Fanno delle cagate allucinanti, si mostrano per quello che sono. Poca roba. Poca roba. Sappiate, poca roba. Quello che vedete in televisione è finzione. La realtà è poca roba. Quindi vi prego, prendetevi questo messaggio positivo. Oggi esplodete fuori da qua, dal cielo. Prendetevi questa responsabilità. 8 giorni, fate finta di essere, che ne so, qualcuno che porta un messaggio come accadeva nel Medioevo e che va ad urlare nel cantone. Urlatelo, perché poi quell'urlo sarà quello per dire dopo: io te l'avevo detto. E per quello diventeremo credibili. Però almeno diamoci questa possibilità adesso. Poi magari le elezioni le vinciamo al prossimo turno. Però adesso qualcuno deve entrare. Deve entrare per forza. Perché non posso io stare a fare soltanto interrogazioni per questo territorio a Roma e ci rispondono al 2% delle interrogazioni, non ci cagano di striscio. Serve qualcuno che sia qui, che faccia la sentinella qui, che vi tiri fuori le carte che sono qui. Perché se non fosse al prossimo giro sarà troppo tardi. Perché questo comune è già in dissesto finanziario. E al prossimo giro magari serve semplicemente un becchino. Allora, prendete prima il toro per le corna. Ve lo ripeto, prendetelo prima. Non troviamoci in situazioni oramai in cui dobbiamo fare il possibile. Non mettiamoci in una situazione come Parma, in cui il nostro sindaco sta facendo miracoli, ma sta recuperando un debito mostruoso. Quando invece quei soldi li potrebbe impiegare per i cittadini. Venivo da San Severo e dicono che uno dei candidati più autorevoli ha detto che porta il reddito di cittadinanza per il comune. Allora, a parte, va benissimo, guarda che le risorse sono molto esigue, quindi è il nulla. Ma la cosa allucinante, prima di pensare al reddito di cittadinanza, o perlomeno assieme al reddito di cittadinanza, tu devi pensare, amministratore comunale, a come eliminare il fatto che tu abbia bisogno del reddito di cittadinanza. Quindi, ad esempio, porta la raccolta differenziata porta a porta obbligatoria con la tariffa puntuale, perché è vero che apparentemente ti costa di più, ma ti dà più posti di lavoro, ti dà più possibilità di far pagare meno i cittadini. Questa è la realtà. E ti porta un territorio sano, ti rende gli inceneritori inutili, ti rende le lobby delle discariche inutili, le lobby che abbiamo in Puglia, delle discariche. Perché in Puglia il problema vero sono le discariche prima ancora degli inceneritori. Siamo completamente infestati. Però noi siamo tranquilli. Tanto poi un giorno ci ricorderemo e diremo: ah, abbiamo un problema. Noi ce l'abbiamo già adesso il problema. Ce l'abbiamo già adesso. Perché queste persone non hanno alcuna credibilità. Anche chi si presenta come il nuovo, ma c'era già. Anche chi si presenta come quello che c'era già. Finora, che cavolo ha fatto adesso che dice cose diverse? Avete mai visto il vostro sindaco incatenarsi per quello che accade in questa zona nei confronti della regione? Io vorrei un sindaco che si incatena. Per lo meno per tirare fuori un argomento. E invece devo stare io a parlare del vostro tribunale con Colletti, che è un altro nostro parlamentare. Non gli crede niente a nessuno in questo Parlamento, anche i rappresentanti istituzionali di questa zona. Perché non c'è alcun ritorno elettorale. Questa è la realtà. Allora cominciate ad aprire gli occhi e a fare le domande, dietro, non ai politici, lasciateli perdere quelli, agli altri cittadini, a coloro che sono indecisi, quelli che non vogliono andare a votare, o anche quelli che vogliono votare questa gente. Parlateci, dialogate, perché lì vi è l'unico spazio, l'unica possibilità. E abbiamo poi la possibilità che grazie a loro, che stanno facendo comunque una grande campagna elettorale per le europee, possono farci anche un po' da traino per le comunali, speriamo, e darci la possibilità di entrare. Quindi sfruttiamo il lavoro loro, ma mettiamoci anche la componente nostra da cittadini, la responsabilità nostra.
Perché se il Movimento 5 Stelle fallisce, non c'era, non ha fallito lui, non ha fallito noi, tutti. Perché di nuovo, per l'ennesima volta, non sapremo niente. Per l'ennesima volta dobbiamo stare a rincorrere gli atti. Per l'ennesima volta lui mi romperà le barche perché io devo cercare di accedere a degli atti del comune che però mi spettano. Ma è mai possibile che un parlamentare che sta ad accedere agli atti di un comune, no, non può accedere un cittadino? Ma mi sembra già normale questo. Questa è la mafia. Questa è la mafia. Io davvero, e concludo, andate fuori, esplodete questo messaggio, esplodete tutte le splendide argomentazioni che hanno fatto loro, ma anche a livello locale, esplodete, esplodete, prendetevi questa responsabilità, in maniera tale che non ci troviamo, come accadde l'anno scorso, in cui dopo le elezioni politiche c'era un vecchietto vicino a me, che mi disse, peccato, un altro poco si vinceva, andava a Beppe Grillo in televisione, magari si vinceva. E io gli chiesi, sì, ma tu che sei qua? Hai votato il Movimento 5 Stelle? Sì, sì, io avevo già capito che dovevo votare qua. Ma l'hai mai detto agli amichetti tuoi con quali andavano a giocare a carte nel circolo, o quello del vecchietto vicino a casa tua? No, là abbiamo perso le elezioni. Là abbiamo perso le elezioni. Siate, scusate la parola, i rompicoglione. Perché la ratta grillina è così. Non molla, non molla, non dobbiamo mollare. Voglio vedere, dobbiamo arrivare a quel giorno con un sorriso grande da qua a qua, perché abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Poi, se i cittadini decidono di permetterci, ma noi diamoci ogni possibilità e diamo anche ai cittadini. Grazie. Non posso che ringraziarti anche per il là che ci hai dato. Io volevo dire solamente questa piccola cosa, poi lascio la parola al nostro candidato di sindaco, Graziano Cecere. E Giuseppe è firmatario di buona parte delle nostre interrogazioni parlamentari. Noi su Lucera ne possiamo contare già 7. Questo giusto per chi magari non sa che noi ci siamo occupati del territorio prima ancora di presentarci alle elezioni, prima ancora di essere Movimento 5 Stelle, tra virgolette eravamo solo un meetup, e prima ancora, quindi da privati cittadini, loro che sono i nostri portavoce al Parlamento ci hanno dato una grossa mano nel rappresentare determinate problematiche, tra cui volevo ricordare diciamo, l'interrogazione che è stata fatta sulla discarica del Giardinetto, che è una delle discariche peggiori esistente in zona, dove ci sono sversati, non stiamo dicendo fesserie ma stiamo parlando di atti del tribunale, ci sono sversati rifiuti speciali tedeschi, ovviamente fanghi nucleari, giusto? E tra le tante altre cose gli scavi sono stati fatti fino a 15 metri, dopodiché c'è una lastra di cemento perché oltre non si è potuto andare. Con questo voglio dire che Giardinetto era di proprietà della benota, diciamo, del gruppo Fantini, quindi dobbiamo dire grazie a buona parte degli industriali, dei grossi industriali che ci hanno dato il pane e il lavoro fino all'altro giorno, e il veleno con cui poi si alimentano le varie cose. La città di Troia sta pagando a sangue questo, sta pagando un tributo di sangue su questa cosa, lo sta pagando pesantemente perché ci sono tumori a non finire. Lucera ovviamente ha la sua parte, ma noi abbiamo anche le altre caratteristiche, diciamo, le altre cose che ci contraddistinguono a livello di discarica, a livello di inquinamento e tutto il resto. Senza magari ecco, ribadire per l'ennesima volta che comunque i rifiuti e comunque il discorso del letame è uno dei migliori fertilizzanti, quindi anch'io sono dell'opinione di Giuseppe, e forse dovremmo cercare proprio in qualità di cittadini di trasformare questa materia che normalmente viene destinata ad altro in qualcosa di produttivo, anche perché è la maggior parte delle cose che abbiamo, e parlo di tutto, cioè a livello sociale, a livello di agricoltura, a livello di industria, tutto il resto, è questa cosa che va cambiata, insomma, che va aggiustata, che va trasformata, che va ripiantata e coltivata fino a quando non ridiventa fiori.
però purtroppo per il momento, scusatemi il termine, ma è merda. A questo punto lascerei lo spazio a Graziano Cesare su questa parola fantastica. Il fiore, viene con il fiore dalla... Ok, Graziano Cesare. Allora, io sarò breve anche perché insomma ho parlato anche troppo in questi giorni. Voglio raccontarvi semplicemente un piccolo aneddoto. Qui a Lucena abbiamo una situazione molto particolare sotto il versante prettamente politico, questo ci chiaro. Perché abbiamo il Movimento 5 Stelle taroccato, la versione napoletana del Movimento 5 Stelle. Vi racconto un piccolo aneddoto che è successo 24 ore fa, non di più. Ieri ero ad un'emittente televisiva locale per un confronto tra i candidati sindaci. E naturalmente durante il dibattito la discussione si è accesa ed è scaturita una lite, chiamiamola così, anche se lite non era, ma erano solo gli animi e i toni che si erano un po' esacerbati. Quindi vedevo con i miei occhi due fazioni completamente contrapposte e dicevo, dove mi piazzo io? Magari il rivoluzionario ce l'ho a fianco, scambierò lui per Movimento 5 Stelle e me magari per un fantoccio messo là giusto per. Ci ho tenuto durante la trasmissione a dire che io e quel signore non avevamo niente a che fare, per carità, nulla a livello personale, ma semplicemente sto parlando di politica. Dopo qualche ora, ieri, c'era un consiglio comunale di natura straordinaria, durante il quale queste persone che si stavano uccidendo 5 minuti prima seduti durante il dibattito televisivo hanno votato insieme l'adozione del PURC spacciando quella votazione per qualcosa che non era. Il pubblico che era presente al Teatro Garibaldi ieri ha preso una cantonata perché non abbiamo provato un bel niente, abbiamo adottato un PUC che tra l'altro è colmo di atti nulli annullati dalla giurisprudenza, dalla magistratura, non da me che dico che non mi piace la variante Lucena 2. La variante Lucena 2 è stata approvata dal Consiglio di Stato, non da Graziano Cesare. La variante 9 del 1999 è stata approvata da un DPR, da un decreto del Presidente della Repubblica nell'aprile del 2009, non da Graziano Cesare. Abbiamo adottato un PUC che contiene questi atti. No, la variante 9 del 99 non la contiene. Contiene un piano che presenta, secondo una relazione dell'architetto Lucina, una leggera discrasia. Questo è il PUC che abbiamo adottato ieri. Questo è il PUC che è stato adottato anche con i voti della dittatura e di Lucena 2.0, che sono i finti rivoluzionari che abbiamo a Lucena. Parliamoci chiaro, sono loro. Li conosciamo, li conoscete. Quindi perché non li dobbiamo dire i nomi? Hanno votato favorevolmente all'adozione del PUC solo perché ci troviamo in campagna elettorale e quel consiglio comunale è stato fatto in presenza del pubblico. Perché? Io ho parlato personalmente con candidati della lista Tutto, no? Con candidati della coalizione Facciamo Piazza Pulita. Ci ho parlato personalmente, ho detto scusatemi, ma se non fossimo stati in campagna elettorale, non ci fosse stato il pubblico, avreste votato nella stessa maniera? Non mi hanno risposto. Non lo so. Te lo dico io, avresti votato un no, perché non sei d'accordo con questo PUC e non puoi neanche darmi come motivazione del tuo voto favorevole il fatto che se vinciamo le elezioni lo modifichiamo a nostro piacimento. E se non le vinci le elezioni? La tua fazione contrapposta che rischia di vincere le elezioni ha dietro di sé tutti i soliti voti, tu ti permetti tutto di approvare un PUC, di adottare un PUC che poi potrebbero modificare queste persone e stare sempre nella stessa situazione, che costruiscono sempre gli stessi, che adottano delle varianti che poi vengono annullate dalla magistratura di secondo grado. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma quale rivoluzione? Ma quale piazza pulita? Ma quale piazza devono pulire? Non possono fare piazza pulita, perché ieri c'è stata la prova lampante di un accordo tra il sindaco Todoli e Antonio Tutto. La prova lampante, perché non puoi tu, rivoluzionario,
intelligente, rivoluzionario, vuol fare proprio ragionato di quel tipo. Tu che dici che fai dell'onestà il cardine della tua campagna elettorale, ti scagli contro tutto e tu ti urli dal tuo camioncino quando fai i comizi di quartiere e poi voti favorevolmente l'adozione del PUG. Di questo PUG. Lucera lo merita il PUG, Lucera ha bisogno del PUG, Lucera non ha il PUG da 40 anni. C'è stato anche detto come fanno. Come? Come va la postata in piazza facendo ridere tutti? Perché giustamente. Si erano già preparati! Perché io voglio fare il malpensante, non voglio insinuare nulla, voglio fare il malpensante. Ma guarda caso, è stata. Come posso dire? È capitata a Fagiolo una minaccia. Una minaccia che gli è stata recapitata a questi signori, è capitata a Fagiolo due giorni prima del Consiglio Comunale. Gli è stata recapitata. Si sono trovati praticamente una scritta fatta con la bomboletta, no PUG. Se io volessi pensare male, potrei tranquillamente ipotizzare che quella scritta se la sono fatti da solo per giustificare la votazione positiva al PUG. Perché dovevano far vedere che loro andavano contro le minacce. Se volessi pensar male, diciamo che non è così, diciamo che la minaccia c'è stata davvero. Il PUG a Lucera serve, ma non è questo il PUG che serve a Lucera. A Lucera serve qualcosa che vada a mettere una luce sull'urbanistica lucerina, perché è piena di ombre. Allora prendiamo le carte dell'urbanistica, portiamole ad una procura della Repubblica e facciamo fare agli inquirenti il loro lavoro. Poi vediamo se fare o meno il PUG. Poi vediamo se fare o meno il PUG. Ma poi cosa c'è per meno il PUG? Farlo sì, ma farlo per bene. Non che ci culpiamo sul fatto che comunque dopo la fase di adozione c'è la fase delle osservazioni e quindi qualsiasi cittadino può portare le modifiche al PUG. Ma è un PUG nullo! Che cosa adotti? Che cosa adotti che un PUG nullo? Pieno di atti nulli! Che cosa adotti? Tu che fai l'onestà! Il cardine della tua campagna elettorale. Cosa voti favorevolmente? Voti favorevolmente perché purtroppo il pubblico che era presente ieri al Teatro Garibaldi non ha capito niente di quello che è successo. E quando le persone avevano tentato di votare no all'adozione del PUG, si sono scagliati contro queste persone, hanno cominciato a urlare, a minacciarli. Infatti, il no alla votazione sull'urgenza del punto all'ordine del giorno si sono tramutati in voti astensionistici. 22 voti favorevoli, 7 astenuti. Questa è la politica lucera. Abbiamo un candidato della coalizione di centrosinistra che parla di privatizzazione della gestione dei monumenti. Più centrodestra di quello, dove ci sta? E infatti nella sua coalizione c'è una lista, la parte Lucera Viva, che porta il nome di un titolo di centrodestra. L'abate. Porta il nome di l'abate, due volte sindaco di centrodestra. Il candidato sindaco della coalizione, Giuseppe Pizzarri, figlio di una N, anche egli, tesserato a N, coalizione di centrosinistra. Dopo di va bene, ne parliamo, la sua campagna elettorale era basata sul PUG, ieri al momento dell'adozione apoteosi, giubilo in aula, consiglieri che lo baciavano, lo abbracciavano nelle ore della giornata e non gli si può dire nulla. Anzi io direi, a sto punto, dato che dopo lì è l'eroe, perché dovremmo cambiarlo? Teniamocelo, dopo 40 anni ci ha portato il PUG, teniamocelo, votiamo di nuovo! Ma qual è Piazza Pulita, ragazzi? Parliamoci chiaro. Qua nessuno può fare Piazza Pulita, l'unica cosa che si può fare è un reset. Mandare qualcuno al Movimento 5 Stelle in comune, fortunatamente ho l'onore di poter dire che se prendiamo il seggio il consigliere comunale che scappa sono io. Ho l'onore di essere il candidato sindaco del primo partito italiano. 28 anni e non sono mai stato in politica, sono il candidato sindaco del primo partito italiano. Cioè, rendiamoci conto, questo è il Movimento 5 Stelle. Se non è democrazia del basso questa, che io che non sono mai stato in politica faccio il candidato sindaco a 28 anni del primo partito italiano. Ditemi voi.
Di che vogliamo parlare? Di Piazza Unita? No, non si deve fare Piazza Unita, si deve fare reset. Prendi le carte, porta nella Procura della Repubblica e solo con una... Se pensate che con un'interrogazione parlamentare sull'urbanistica sono scattati 13 avvisi di conclusione delle indagini, pensate che cosa può succedere con le carte giuste alla Procura della Repubblica giusta? Pensate che cosa può succedere? Peggio della bomba atomica quando c'era. Possiamo diventare peggio della bomba atomica. Quindi l'unica cosa che vi chiedo è di pensarci. Non voglio che votiate per il Movimento 5 Stelle. L'ho detto già in un'altra intervista e ve lo ripeto. Non è importante che Graziano Cesare faccia il sindaco o faccia il consigliere comunale. L'importante è che voi capiate come già vi ha detto Giuseppe. Che il vostro lavoro comincia il 26 di maggio. Dobbiamo stare col fiato sul collo di questa gente. A quel punto il sindaco lo può fare chiunque, tolto di tutto, non bizzarri, non pagano, lo può fare chiunque, non devo essere io, non me l'ha prescritto il medico di fare il sindaco di Lucera. L'importante è che chiunque faccia il sindaco si senta il fiato sul collo dei cittadini, solo così farà veramente il bene della città. Ho finito, grazie. È stato possibile appurare, abbiamo il secondo curatore della città, insomma, non ha niente da, diciamo, da tenere da parte di altri. No, allora, se stiamo a questo, io sono musicista e cantante, quindi diciamo che a urla non ho niente da invitare a nessuno, anche se lui deve preoccuparsi delle mie urla. Vabbè, rimetteremo a confronto quando avrete la possibilità. E niente, vabbè, la serata a questo punto direi che la possiamo anche concludere, ecco. Se c'è qualche domanda da parte vostra, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, magari, ecco, non proprio a Graziano, magari a me, niente, siamo tutti d'accordo su questa cosa, e sazi. Sono molte, vabbè, qualcuno la possiamo, sono troppe, ma qualcuno la possiamo anche fare, sì, non c'è problema. Io vorrei semplicemente in conclusione ricordare che i nostri, nel Movimento 5 Stelle, almeno su Lucera, siamo riusciti ad ottenere comunque diverse interrogazioni. mi arrivava, ci sarebbe un input, noi abbiamo bisogno dei rappresentanti di lista. Qualche giorno fa mi ha contattato anche un ragazzo chiedendo, so che cercate rappresentanti di lista. Ha detto, ma è remunerato? E io gli ho detto, senti, noi siamo il Movimento 5 Stelle, se vuoi essere remunerato vai da un'altra parte, perché qua stiamo, cioè, da noi si dice, vai chiami una domanda che stiamo già chiamando tutto, quindi, cioè, non è questo. Quindi chi se la sente a livello di volontariato di rappresentarci all'interno dei seggi, ci fa un grosso piacere, ovviamente non è né un obbligo né altro. Sì. Sì, ma sì, su Vincenzo, no, perché di Vincenzo là ce ne sono due, quindi diciamo che... Quindi abbiamo bisogno di rappresentanti di lista e... Questa è una cosa importante, perché intanto alle europee si vota col proporzionale, quindi si esprime una preferenza e si vota col proporzionale. Allora, come si vota? C'è il simbolo del Movimento 5 Stelle, del resto non mi interessa, del Movimento 5 Stelle sì. C'è il simbolo del Movimento 5 Stelle e ci sono tre lineette. Voi potete esprimere fino a tre preferenze. Quindi una, zero, una, due o tre. Allora, solo nel caso in cui ne esprimete tre, c'è la rappresentanza di genere, quindi potete esprimere due maschi e una donna, oppure due donne e un maschio. Quindi non potete fare tre uomini, tre maschi o tre donne. Attenzione a questa cosa qui, in tal caso l'ultima preferenza viene eliminata, quindi non ve la perdete se non è nelle vostre intenzioni. Il resto è molto semplice, o il simbolo sul Movimento 5 Stelle e il nome, il cognome del candidato. Basta il cognome, no? Sì, attenzione, forse c'è una lista, però no, nella meridionale no, non c'è nessuna sovrapposizione, no, basta il cognome, in meridione, sì. Perché sono tutti diversi, sì. Nomi, quindi va bene. Per quanto riguarda le comunali, vabbè, il discorso è molto semplice, c'è il simbolo del Movimento 5 Stelle con a fianco il nome di Graziano Cesare, quello va barrato e ovviamente c'è segnato con una X, e
ovviamente sia il nome del candidato sindaco che il simbolo del movimento, e poi vanno aggiunti o le preferenze, che possono essere o singole nel caso di un maschietto e di una femminuccia, oppure doppia nel caso di maschietto e femminuccia. Quindi praticamente possiamo dare due preferenze, se ne diamo una ad un maschietto ed una ad una femminuccia. Vorrei sottolineare una piccola cosa che a Lucera, insomma, è una novità assurda, che è il voto disgiunto. Sì. Perché? Aspetta. Lucera, c'è gente che dice che il voto disgiunto non si può fare, che la scheda verrà annullata. Questa cosa non è vera, assolutamente. Il voto disgiunto può essere fatto, cioè mettere la croce ad un sindaco, votare per un sindaco e dare le preferenze, per converso, ai candidati di un'altra lista. Perché dico questa cosa? Ai candidati consiglieri di altre liste. Perché dico questa cosa? Perché magari, ecco, ci sarà chi, in questo periodo, purtroppo dobbiamo andare incontro un po' a tutti quanti, c'è chi vuole necessariamente favorire un sindaco, perché d'altronde avete sentito, lui ha le sue doti canore, ce ne sono altri che hanno le loro, c'è chi la grida in maniera diversa e piace di più quello, però se vuole può tranquillamente dare un voto disgiunto, quindi votare il sindaco di una lista e dare le preferenze per i candidati consiglieri in un'altra lista, senza che la scheda gli venga annullata. Quindi questa cosa è possibile. Sì, le preferenze non cambiano, anche il modo di votare non cambia, la crocetta, l'altra crocetta e poi le preferenze. Però questa cosa è possibile. Ma nel nostro caso è meglio comunque mettere la preferenza sia per il candidato sindaco che per il consigliere appartenente alla lista Movimento 5 Stelle. No, vabbè, ovviamente questo è un discorso. No, io ho puntualizzato questa cosa semplicemente perché qui in questo paese c'è stata, diciamo, una sorta di sospensione del diritto al voto, perché qualcuno ha detto che questa cosa non si potesse ben fare. C'era qualche dubbio, lo volevamo dirimere. Quindi abbiamo detto questa cosa. In Europa però il voto disgiunto non c'è. Vabbè, niente, a questo punto io saluterei tutti i partecipanti, vi preghiamo di ricordare quello che si è detto stasera e a dopo il 26 e arrivederci le stelle.